L'iniziare questo anno faccio il mio mantra, ipa fai fa, no? Fa pipa e van, ipa fai, fa pipa, fa pipa pipa, e dans le soir, tu sei apparu, e j'ai cru de voir la fille au chapeau de lumière qui jadis se met le sommeil d'enfant gâté, laissé neiger blanc bouquet d'étoiles parfumées. Light breaks where no sun shines. But no, she runs the waters of the heartbreak through the tides. E l'antoca rivola perché ecco un'altra stagione della poesia in questa casa. Ecco, è bello che puoi iniziare con un poker addirittura, no? I poeti verranno chiamati uno alla volta e leggeranno 10 minuti e poi tanto per dare la misura, no? Poi in seguito c'erano 5 minuti per ognuno per il caso di domande o con discutere con me oppure il pubblico. Pensavo questa fosse una struttura possibile, naturalmente variabile, mi sembra, si deve sempre proporre, no? Un esergo, la molteplicità rende unici di Donato, no? Che è qui presente, che fa queste paradossi, la molteplicità rende unici, cioè sono 4 poeti, ma veramente sono sicuramente unici come sentirete. Il mio grido che la poesia dovrebbe essere erotica, eretica ed eroica, sicuramente i poeti sono eroici nel momento in cui tentano con coraggio nella patria di Dante, Petrarca, Tasso, Fosco e Giovaete, tenta con la loro voce in un'epoca in cui non ci sono le sicurezze del canone, per cui ogni voce deve essere unica, senza risonanze. Quindi inviterei come primo, andando in ordine alfabetico, per quanto siano caduti i canoni, l'alfabeto resiste in questo mondo di caos, no? Nessuno ha ancora cominciato con la Z perché rovesciamo il mondo, no? Neppure Zorro. Quindi chiamerei Paolo Bonfiglio, che leggerà 10 minuti. Io prima dico le due cose. Lui ha un libro inedito, Rime spurie, rime con rime, da cui leggerò 4 righe che mi sembrano significative. Per un amico morto, no? Amico breve, perdonarti la tua morte com'è difficile, e più ancora l'accettare col farti vere scuse il mio prossimo dimenticarti. Dove, diciamo, a livello linguistico c'è amico breve, la condensazione della vita breve, amico breve, no? Che è una bella metafora, e poi c'è il paradosso che il morto deve perdonare per la sua partenza, ma anche come anticipo all'oblio, no? E quindi è una poesia abbastanza, diciamo, tragico-ironica, no? Adesso lascerò lui a presentare la sua voce. Buonasera a tutti. Io tendo a dire molto poco e sono ovviamente disponibile a qualsiasi tipo di interazione successivamente, che sia curiosità biografica o curiosità testuale. Mi fa piacere che il maestro Tommaso sia partito da questo, perché è forse la cosa in realtà più breve che abbia mai scritto. Come vi renderete conto, quando comincerò sul resto, perché io invece, come dicevo ad Antonella, tendo un po' a sbrotolare. Diciamo così. Quindi però direi cominciamo senz'altro con la lettura. Vi dico titolo e poi passo a leggere. Il titolo di questa è Musa suo malgrado. Sai, ero all'argine della tua voce, munto un tempo, rado, ma già da immaginarci, griglio, guscio o noce, dove chi protegga chi non serve dirsi. Ma zigzagando da profumata lepre intanto, mi ha intrigato nella scia tanto da negarci, e se sia pure ad essermi di nuovo preso un vanto nel mezzo del cammin della mia di vita, vedo che ottenere l'intero del tuo incanto alla trama più malamente ordita, perché,
se non amo a girarmi col fucile così, non so magliare reti, a imbrigliare lunghe dita che calmerebbero sul nascere la mia bile. E grazie all'imbarazzo ecco il pacco, e così il patetico, anche su questa scia, ora gelata e fatta vile, senza che freddo e neve siano più anestetico di questo o qualche altro lemma, nel subbuglio tormentato, tormentoso e critico, per cui almeno ti ringrazio, ultima e tuttora gemma che mi imbecchi, sbiancando un timido suggerito ardore come vi avessi sparso del saggemma, lucidità che ho e non uso per un cuore minato dal soffio velleitario dell'aedro e candido da osare quell'infruttuoso fiore a fiore. Prima più immediata che stavolta mi concedo per colei che non stata, ma è già fuggita via. Tanto che in mezz'ora me la cavo, credo, gli avrai detto con piccola coscienza aria, ma quante volte, delusione, sei caduta sbirciando l'orologio dall'impeccabile contegno della scansia in cui ti avevo già scoperto ancora un altro pregio, fulgida nel conversare insulso che ho forzato, pur dietro perso, malgrado il tuo retaggio regio. Oh, lucidità che mi avevi inutilmente consigliato. Raggio di fiore, allora, guarda, si fa largo il vento, cercalo lì nella tua criniera di riparo incaricato, ascoltalo, me la francherà, flusciando lento da sguardi intrappolati, allontanati belli. Ascoltalo, gustane ogni sfumato accento e asciugali coi tuoi capelli delle rosse inezie che mi sgorgano insistenti, da che immagino notte, giorno, pari o pelli, una danza fantasmagorica di spasimanti, insomma intorno a te il carosello più gioioso di fidanzati, pretendenti, amanti, lontano dal mio girotondo spento, nemmeno decoroso. Perdona, raggio di fiore, se ancora ci ho intravisti, intrecciati fatalmente, miraggio mio è noioso, come fugaci, venti cardinali opposti, per diverse direzioni nell'unica corrente, come se al sei sarai, non dovessi sostituire le foste, perché non muovi solo la mia mente, spiga al vento, e vento e spiga, dolce puledra, indipendente ora i dolci ceppi di un altro fortunato orribile, ma se, come il fiore scosso dall'insetto, fermessi di un rimpianto, allora le emozioni messe in riga per ogni valle potresti sprigionarle, per ogni letto, quanto per te ha ondeggiato il mio respiro, o sia tu sola, vento, che io torni prato, soffice e dinetto, vispo e pronto come d'inverno il ghiro. Caddi, raggio di fiore, se la tua fontana bevi, odore di melò, ed è più corrivo, fu così. Come dal basso frequenta l'alto il Caddy, o il critico impotente la grande attrice. E bevi, avanti che capissi per quel poco che non t'ebbi, quanto avrei rischiato di renderti infelice. Allora, nella molteplicità e nei diversi percorsi che sono i testi di questa sera, la seconda scelta è su qualcosa che di stilisticamente si allontana da quello che abbiamo sentito adesso. Il titolo è Pomeriggi. Coscia calda, percorso, liscia, ruscello indotto, architettato, endopromessa di comunione, sensi nascosti nel culo volevo al fianco, campano sole le vertigini suggerite. E solo smottamenti di grazia a offrire, sesso compendio, resoconto breve, l'ideale foraggio pernicioso, un momento più apicale e chiuso, covato come altri, di occhi altri o di un dente là, imperfetto. Gambe chioma sintesi possibile, possibilità di mano audace, il quantum leap finalmente, osato. È prescrizione che ti chini su di me, che atti ci si anneghi per adempiere ai consigli usati nostri e piccoli, tiepidi, reciproci. Il dente imperfetto vive e brilla, mano pioniera si introduce, si intrattiene, orla anse, sale nel gioco umida, risale la tua rivale e tempera a fuoco al climax. Anche ciò fa terapia. Il dente sta imperfetto, schiude la gola, diafano intercetta un corvo, tanto da finire merlo, nascosto, steso, infine, inerme, consumato di deliquio denso, roido, e del giorno così lontana la mattina. Tema aritroso, ratto, reiterato,
alla cena con la città, la comunione è rosa, è solo consunzione, la spinta, l'opzione, fiore. Solo argilla sparsa sul balcone davanti ai cavi rovi sporchi di periferovia. Sfuma come abbaglio il dente, spiera della memoria diluita. Garbo e preludio o irritante fosso. Tema ratto e scavo adotto inabissato. Spazio per uno. Sì, c'è questa terza che si colloca forse un po' a metà fra queste due come scelta stilistica. La notte taccia la notte è il titolo. La notte tace, ascolto. Sfoglio ogni passo testimone nella casa tana di grigi spigoli e luce quieta. Casa di nuovo galleggiante gabbia nel piano alto lapidario appello, tanto radicata la tentazione. Stizza logora da notti apparbicate all'infante steso in braccio, quel mattino più chimerico a ogni tocco, fino al passo sordo sul divano, e foglia, e residua, e fredda. Taccia la notte monca del vegliarci degli dèi, arresi, stanchi, soffocati, se qua un'aurora, di là prestissimo la sera, immane tra gli antipodi subita ripetuta medesima trafila. No respiro, no sollievo, no riposo, infinito compito destino in queste notti disatteso, e scenario che dal mattino in braccio si distenda una minaccia. Taci tagliente notte i miei sguardi alle stanze armoniche, erosi dove pesano respiri e cose, pure nel bigio effuso che divora, notte pervertita di led acuminanti, glissere mie metafore malate, del come siamo e mai versiamo, mentre il solitario questo di cogenza ci soverchia. Ma trapela tra i piani al mio ascolto a corollario il suono in eco dell'amore di due umani. Grazie a Paolo Bonfiglio, e poi alla fine annotate se ci sono domande, avrà 5 minuti per rispondere. Grazie. Adesso è la volta di Donato Di Poce. Che è un uomo poliedrico, come si usa dire, no? Perché è un fotografo, è un critico, è un poeta, è un grande produttore di aforismi, come quella che ho unito, ho scelto oggi. C'è la molteplicità, com'era? La molteplicità rende unici. Che è una verità, no? Il paradossale. Leggerò una sua poesia per Fausto Melotti, che era un grande scultore e pittore, che tra l'altro aveva dei paradossi molto divertenti, come credi di volare quando ti danno un calcio nel culo, che quindi è ottimista. E un altro, si può ridere a mezza bocca ma non si può piangere con un occhio solo, che per il primo è ottimista, il secondo è pessimista, mi sembrano meglio. La poesia per Fausto Melotti è c'è una misura cosmica che però è velata da paradossi, serie di paradossi tipicamente nella sua unicità. È sempre lì come un angelo impazzito dietro boschetti d'eleganza, dietro armonie del disordine. È sempre lì dietro teatrini di grazia per nasconderci l'avvenire. La gente è rozza e l'arte fa paura, dice l'acrobata invisibile che cammina nel cielo con in tasca il metro delle stelle. Quindi la misura cosmica è il metro delle stelle, che ovviamente non c'è perché il mondo è infinito, ma nella poesia riesce a fare il cosmos. Poi ricordare ancora Angelo Impazzito, che non è insolito perché di angeli sono vario tipo, ma quelli pazzi non li conosciamo ancora. Poi dietro armonia del disordine, anche questo armonia, disordine, paradosso. Poi nascondere l'avvenire, anche qui celare, dimostrare,
l'acrobata, che gli acrobati sono le persone più visibili mai viste, cioè non c'è acrobata che fa acrobazia per il suo amen, per se stesso. Quindi questo mi sembra, no? Adesso comunque tocca a te a dare il lustro. Grazie Tommaso. Io vorrei iniziare invece con una poesia inedita che ho scritto un'ora fa, pensandoti, pensando al tema della serata, la ricerca della parola significante, pensando al fatto che personalmente ho due o tre registri di scrittura. Uno sicuramente è quello dell'aforisma, poi declinato in poesismi, perché alcuni critici hanno detto che nei miei aforismi c'è comunque la poesia e quindi c'è questa contaminazione. Poi però ho anche scritto poesie tipiche stanze leopardiane, poemetti, versi più lunghi, e amo ovviamente la forza dell'ironia. Ho scritto questa poesia per te, Tommaso, questa sera. L'ho intitolata Il significante e l'errore. Sono l'anima della forma, il segno senza perché, lo zero assoluto della scrittura. Segno, traccio, penso, respiro e significo. Tra lo 0.0 della scrittura e una parola nuova, che abbia un segno, una storia e una voce, ma soprattutto un futuro. Mi azzero tra le virgole di senso e un orizzonte di cesure. Di giorno scrivo l'avvenire e di notte cancello il presente. Poi all'ombra di un respiro lascio le mie quattro ossa di parole, spolvero un refuso e mi incammino verso l'orizzonte, in attesa che una visione costruisca un senso, un errore pensante, e una metafora cometa mi esploda in mano come un errore. E poi invece vi voglio leggere una poesia un po' più lunga, che fatta di tre lampi, tratta da questo libro che si intitola Lampi di Verità, appena edito da Il Bardo Edizioni di Lecce. Questa poesia qui è dedicata a Pierpaolo Pasolini e Enrico Mattei e si intitola appunto Lampo numero uno. E come voi restammo attoniti di fronte alla volgarità del potere, doppio e omertoso, vile e oscuro, e ossessionato dal petrolio, ma traboccava in voi la ricerca della verità, anch'essa doppia, della storia e del corpo, che vi rese eterni gemelli di libertà. Lampi di verità, in un'Italia piccola e impura, un'Italia che stava già smarrendo i bozzoli dell'utopia e della ragione, quell'Italia sporca, vile e distratta, quell'Italia economica e letteraria, che fece di voi due fenici a rovo, due vittime colpevoli di se stesse. Lampo numero due. E invece voi eravate la preda sacrificale al festino dei sicari e vittime delle iene del potere. Una rondine esplosa in volo che volava in alto, troppo in alto, e un mare di inchiostro rosso di un'ignobile mattanza di terra. Due lampi di verità, vostra sola grazia che volevate donare a un popolo miserabile e solo, ma ora finalmente avanza un popolo di uomini soli e puri, un popolo di poeti donchisciotteschi e duri, che cerca briciole di futuro e di memoria affinché la storia ridiventi vita e la vita
finalmente poesia. Bravo. Vi leggo invece una poesia dedicata ai poeti, si intitola appunto Poeti. Ci sono poeti erranti, erotici, eretici, ironici, iconici, malinconici, visionari, rivoluzionari, libertari, leggeri, sinceri, liberi. Ma i veri poeti sono coloro che ti illuminano il cuore con un sorriso e cancellano le parole con un respiro. Quelli che danzano al buio con gli occhi chiusi per non calpestare le ciglia della notte e quelli che camminano controvento per cercare nell'aria il profumo dell'invisibile. E adesso facciamo il gran finale. Leggiamo degli aforismi, va? Un silenzio è rotolato nel giardino delle mie parole e dalla pozzanghera dell'anima sentivo nascere l'arcobaleno. La poesia esiste nonostante i poeti. Bravo. Non essere troppo leggero che diventi pesante. Mi fermo qui, lascio la parola. Anche a lui si potrà porre delle ore di domande. Le domande sono sempre orrende. Cioè, dicevo che c'era un rabbino che era andato, questo lo racconto anche da Freud, e dice: qual è il problema, mio caro? E dice: il mio problema è che ho tutte le risposte ma nessuno mi fa una domanda. A volte è vero il rovescio. Comunque adesso presentiamo Giovanni Ingino, che ha presentato anche un libro, Il marchio del tempo. E ho scelto una poesia per iniziare, no? Una specie di ouverture Termopili, che ovviamente richiama l'eroismo di Leonida, che con 300 spartani sfidò il re Xerxes. E quindi uno pensa: ma quale sarà l'eroismo? Ma la poesia si chiama Termopili. Giacevano sparsi sui prati tricicli, cerchi, sgabelli, giacevano lì come ricordi dimenticati, spade di plastica, camion di legno, finte tartarughe, pale di gomma, memoria di un innocente passato, gloria trasmutata in oblio, orsi di pezza, bambole di porcellana, guantoni, piccole mazze da baseball, canestri da basket, giacevano lì, persi su prati di morte. Dove questa bella poesia in realtà è un'allegoria, no? Cioè, così come eccetera eccetera, così come i spartani sono morti per difendere il Sparta, al rovescio l'essere umano perde l'infanzia, no? Sono i prati della morte, tutti questi oggetti cari che dal triciclo alle mazze di vetro, dalle palle di gomma ai guantoni, che sono persi sui prati della morte. Quindi è una poesia, secondo me, di non resistenza al tempo. Mi viene in mente, poi gli lascio la luce: tempora mutantur et nos mutamur in illis, famoso verso latino, tempi cambiano e noi in esso, no? Mi sembra che entri in quella tradizione, no? Cioè, purtroppo cambiamo e oggi non ricordiamo più così era quel triciclo, così era la finta tartaruga. Mi sento troppo occupati
a sopravvivere. Ecco. Sì, assolutamente una lettura che rispecchia quello che è il mio pensiero e l'origine che è alla base di questi versi, perché noi nel corso della vita sostanzialmente lasciamo dei segni, disseminiamo degli oggetti che rimangono la testimonianza del nostro passaggio. Qui gli oggetti si chiamano questo elemento ludico, che è un po' un inno alla giovinezza e tende un po' a scongiurare, a esorcizzare il concetto della morte. Morte che è compenetrata nella stessa idea della vita, perché come diceva Tolstoi, quando fiorisce un albero, con esso fiorisce la vita e anche la morte, e il campo è una distesa di morte. Tra l'altro il vero problema della morte non è la morte ma la nascita, perché nel momento in cui si nasce che si viene catapultati nel circuito del tempo. Infatti questo, la raccolta da cui è stata tratta questa lirica, si intitola Il marchio del tempo, proprio perché il tempo costituisce il luogo e la misura del nostro esistere. E, in realtà costituisce un punto ineludibile di confronto ed è alla base della nostra solitudine e della nostra noia, perché la noia non è altro che il tempo immobile, diceva Ciolani. A questo proposito, proseguendo in questo tipo di discorso, volevo leggervi Sequeri riguarda l'importanza delle occasioni perdute. La ricerca della parola significante è la ricerca di un modo di espressione, adesso così introduco un po' anche a quella che è la mia poetica, perché se è vero, come diceva Shakespeare, che gli uomini sono fatti della stessa materia, della stessa trama, sostanza nei sogni, e come diceva anche Nell'Oriso, invece la parola è corpo, è sostanzialmente corpo dell'uomo, allora potremmo anche affermare che la parola è l'espressione, la manifestazione concreta del sogno. Dopo leggo qualcosa proprio dedicato a questa visione onirica, ma le occasioni perdute definiscono in negativo il nostro essere. Sequeri è un'invocazione che è in uso da tempo sotto forma di preghiera a Sant'Antonio da Padova, perché aiuti il credente a ritrovare le cose che ha perduto. Qui quello che si è perduto sostanzialmente è il ricordo. Perdere il ricordo significa mettere... preferisco leggerne una o due, tanto sono brevi. Significa mettere in dubbio ciò che è accaduto. Ho perduto, vivendo, tutto ciò che bisognava perdere, senza volere, certo, spesso anche contro la mia volontà. E di tutto quello che ho perso, oggi ho perduto persino il ricordo, tanto che neppure so dire se sia mai davvero esistito. E mi ritrovo qui, le tasche piene di cose che non riconosco, cose di cui non mi importa più nulla, nemmeno se le dimenticherò, perché solo ciò che ho smarrito è stato, sarà
per sempre mio. Bello. Legato al concetto di tempo è l'importanza straordinaria dell'attimo, evidentemente. E in questa poesia, che si intitola Un minuto, ed è ispirata ad alcuni versi di Giovanni Ramoni tratti da versi guerrieri amorosi, è legata ad un addio. Me la leggo. Un minuto. In quei 28 minuti distanti, la stazione e l'ultimo treno in partenza, tra 27 minuti esatti, impermeabile al vuoto rigore logico del rapporto tra grandezze, è il minuto che ho perso. Non so dire dove o come né quando, attimo conficcato dentro l'ordine immutabile delle successioni, come freccia al centro della pupilla, eppure nell'evidente certezza che muove i principi primi, per me così importante, dei tuoi abbracci, la fine, l'inizio, l'ineludibile segno. Benissimo. Potrete anche a lui rivolgere. Crivellare. Crivellare. Come? Crivellare. Crivellare. No, speriamo di no. Grazie. Rivelare. Grazie. Adesso voi direte, ma come tre maschi e una femmina? Ma il problema, se io polemicamente non distinguo poeti e poetesse, fa tutti pace, se no si trovano come con gli indiani che si chiudono in un territorio. Le poetesse hanno la stessa, diciamo, lo stesso valore del poeta, se sono tali. E quindi, no, perché uno mi chiedeva come mai una sola poetessa, ma non avevo pensato a donna o uomo, ma almeno in poesia questo non si pensa. Non è una questione di bisessualità, ma di estetica. E Antonella Monti, che ha scritto un bel volume che si chiama Miserere Nostri, da cui leggerò una poesia significativa, secondo me, in cui c'è, come nel precedente poeta, il problema del tempo, solo che qui non è il tempo, non è il tempo dell'oblio, ma è il mistero, no? E quindi è una poesia che apre all'insensatezza del tempo e quindi inferisce un grande colpo. Allo stesso tempo mette in dubbio l'ontologia, cioè l'esserci, no? Ecco, la poesia è questa, che è impressionante. Se potessi essere ciò che sono, brucierei come un legno di cedro. Arsa in una nuvola di fumo, mi accompagnerei al vento a seminare il mio pensiero, che raccolto nella corolla di un fiore schiuderei ai giorni in corpo evanescente, parlerei al tempo, sfumerei nei petali caduti e turbinanti e delineare un sentiero alla fine sempre lo stesso. Ciò che sono è un mistero. Ecco, quindi una poesia che ha questa capacità di una serie di similitudini del io, no? Cioè se io fossi, no? Brucierei, eccetera, no? È un po' un rovesciamento, no? Della solita poesia io sono qui, sono là, pure non sono chi fui del grande Foscolo, e qui non è non sono chi fui, ma non sarò mai, perché essere è impossibile. Ecco, adesso le poesie alla... Allora, buonasera. Sì, in questa poesia in effetti c'è il mistero poi della vita. Io sono sempre alla ricerca comunque di me stessa, perché poi ognuno di noi ha un mistero per se stesso e per gli altri. Quindi c'è un continuo scavare, un continuo cercarsi interiormente,
più credo uno si conosce, più poi può conoscere gli altri. Quindi questa è la mia idea. E adesso vi leggerò delle poesie da Credo in Ego, che è il mio ultimo libro, che è stato prefatto ancora da Giuseppe Conte, che insieme a Tommaso Kevin, insomma, per me sono le persone più significative del mio percorso poetico, che ho sono tornata a scrivere nel 2014, quindi dopo anni che avevo accantonato un pochino il percorso. Credo in Ego contiene molto mare, un mare che secondo me è poi la placenta del mondo, che tutti ci avvolge e fa parte di me. Conosco il mare con la salsedine impronta nei capelli, il vento fra le mani e l'ombra veloce in corsa sulla sabbia. Conosco il mare col cielo teso contro il sole e solcato da voli a pelo di nuvola. Conosco il mare amaro e solitario, ipnotico come un mantra, calmo come un adagio e poi vivo e tumultuoso, selvaggio, collerico, immenso e perso, pieno e poi vivo e poi blu. Poi sempre in questo libro, che è Credo in Ego, ma non è un ego egoista, è un ego proprio della questa vocina che mi ha sempre spronata a continuare nei miei desideri sin da bambina. E quindi un affermarsi comunque di noi stessi nel mondo, nonostante i dolori, le gioie, un continuo farsi prendere dalle gioie e dalle passioni. Forse non ho memoria, mi perdo nel tempo, fra le oscure pieghe, fra i contorti labirinti del cervello, cerco i ricordi, rumori di passi e tonfi tanti, e laghi e mari dove ho remato controcorrente, contro me stessa, quando ho immolato il corpo all'amore e mi ha risposto fiele. Costituisco il nulla, eppure ho elevato mura e piante rampicanti si sono tese al cielo, le mie mani grandi, le dita allungate fino all'estasi, le unghie, uncini, sulla volta azzurra e blu scura, cupola, dove gli occhi scontrano lo sguardo, tutto questo nero notte riapre il vulcano, perché di rosso sangue, di carne e anima e sesso è fatto il cielo. E poi c'è anche un lato erotico in tutto, quindi adesso vorrei concludere con una poesia che fa parte invece di Miserere Nostre, che ha preso vita perché ho coniugato la poesia col Tai Chi. Allora, con un maestro di Tai Chi, a cui ho sottoposto le mie poesie, abbiamo trovato dei punti in comune. C'è anche nel Tai Chi la meditazione, la ricerca interiore, una ricerca di equilibrio, di armonia. Quindi stiamo portando questa esperienza, questo connubio, devo dire che riscuote parecchio successo anche nelle persone. Posso alzarmi? Sì. Perché diventa un po'... Faccio come se ci fosse un maestro di fianco. No, mi faccio sempre, va bene. Tanto penso che mi sentiamo. Sono sul palco. Ci cammino e impersono la mia vita. Lascio tracce e dietro le quinte continuo a provare. A volte, nello scambio di ruoli, si interfacciano sovversive ed eccitanti situazioni, ma la scena è sempre mia, mio il movimento, mio
il saluto con l'inchino. E ancora una volta cala il sipario. Bene, dopo che avete sentito questo poker, adesso potete crivellare i poeti, no? Siccome diceva Amos, cioè che crivellare per eventuali domande. Ecco, il primo è sempre Paolo Bonfiglio. Ecco, sono venuto. C'era una canzone 5 minuti ancora. E poi bravo. Tocca a voi. Ecco, tocca a voi. No, comincio a fare la domanda per dopo io ho delle vertigini di canale. Cioè, c'è come metafora non esplicitate. Una sorta di precipizio, no? Che sempre sta per spalancarsi, no? Non so se questa è un'impressione, in che senso ha? Ma questo è uno dei temi, che forse ho anche un po' esacerbato anche negli ultimi anni, un po' frequentando la casa della poesia. Qualcuno mi ha detto, no, qualcuno che di solito sta a ragione, del tavolo, ho detto fai uscire i tuoi fantasmi, no? E allora poi la cosa lì, no? E quindi siccome sono comunque dei tentativi o di mettersi un po' a nudo, no? E è un tentativo di mi piace pensare di cercare di intercettare un po' l'impalpabile, e questo comporta una ricerca anche di onestà verso se stessi, e quindi è vero che c'è questo essere sull'orlo. Io carico un po', no? Perché mi piace comunque, anche perché ho certi gusti come tutti noi, quindi mi piace ascoltare certe cose. Penso molto che i testi vadano non solamente letti, no? Ma anche ascoltati, no? Se fosse, possibilmente a qualcuno che li sappia. Sapere valorizzare e questo fa sì che io carichi volutamente certi elementi quando uso un certo tipo di registro, tanto a volte da cercare di riuscire a dare un minimo di ironia, tanto è carico del vocabolo dell'aggettivo o del vocabolo a volte un po' desueto. Ecco, quindi c'è questa scelta consapevole di andare verso quella direzione stilistica, cercando sempre di mettermi nei panni del fruitore, comunque, quindi di cercare comunque di mettere in piedi un minimo canale di comunicazione. La comunicazione è una dei paletti su cui penso che sia giusto lavorare, no? Cioè il che cosa dire, ed è abbastanza difficile dopo, diciamo, 3.000 anni di letteratura. Io posso portare un pensiero davvero originale, no? Quindi è questa consapevolezza che forse bisogna avere. Il secondo paletto è quello espressivo, ossia in che modo scelgo di arrivare, no? Scelgo il modo a volte ostico, a volte musicale, faccio una dichiarazione formale, poi che dico no, questa cosa voglio farla in terzine, in decasillabi, oppure giocando fra le rime e le assonanze. Ecco, questi sono tutti i temi che su cui sarebbe la pena discutere. Bene. E prima di farlo accomodare, se c'è una domanda imperversante, se no la ringraziamo. Va bene, grazie a tutti. Buonasera. Adesso il nostro Donato. Avete qualche domanda a lui, se no lo con lui? Io posso fare una domanda. Dunque, a me piace la poesia che si fa un po' filosofia, mi piace molto.
dei pensieri, il pensiero, la riflessione nella mia poesia. Però è anche vero che ho scritto un aforisma sul rapporto poeti-filosofi e dice così: i filosofi lavorano con il pensiero, io mi riposo pensando. Mi riposo pensando. C'è un'altra domanda, se no vi voglio leggere una cosa particolare. Allora, vi leggo una poesia scritta qualche anno fa e pubblicata su un ebook che si intitolava Una questione di stile e c'era la prefazione di Tommaso Kemen. Allora, la poesia si intitola Tanto, tanto poeti e parla un po' di situazioni tipo questa sera o tipo quando c'è un vernissage dove spesso ci si incontra in tanti, si è in tanti e però non ci si ascolta, non si parla, non si comunica e tutti pensano soltanto a coltivare la propria immagine, il proprio contatto, a dare il biglietto da visita a qualcun altro. E allora io scrissi questa poesia un po' ironica. Tanto, tanto poeta. In una stanza c'erano tanti poeti, c'erano quelli famosi, gli accademici, gli aspiranti Nobel, quelli esordienti e quelli così così, ma erano tanto, tanto poeti. Non mancavano le damigelle frufru, le adorate muse dal nasino all'insù, né le vedove addolorate ma senza tabù. Tutti misuravano sguardi, parole e gesti. Qualcuno sorrideva da lontano a qualcun altro che fingeva di non vederlo. Si guardavano, si ignoravano, si specchiavano. C'erano proprio tutti ed erano tanto, tanto poeti. Io che avevo in tasca 3 barchette d'inchiostro, 2 pagine di cielo e un amore invisibile, finsi di essere lì per caso, d'esserci per errore. Ma mentre andavo via, qualcuno disse: ma tu non sei un poeta? Sì, rispose, ma solo un poco. Grazie. Adesso Giovanni Lugino. Se avete delle domande voi, se non con voi. Spesso usi l'allegoria, no? Sì. Cioè dici una cosa per dire un'altra, no? A volte. Sì, non sempre. Sì. L'eccesso di allegoria sì. Infastidisce. No, a volte. Ma quando non ci sono, che senso ha la letteralità a volte scoperta? L'immediatezza del costrutto. Mi sono confrontato su più registri. Assolutamente, credo che la conflittualità che esiste
ciascuno, in chiunque intenda cimentarsi con questa esperienza di poesia, c'è proprio una difficoltà di fondo a manifestare il proprio pensiero con tutta la sincerità possibile, senza cadere, come purtroppo spesso accade, e a me per primo, nella retorica. A questo proposito, guarda, avevo proprio qui un inedito, che è una cosa abbastanza ironica, ma che pone in luce appunto questo conflitto interiore che esiste quando ci si trova davanti al foglio bianco, non si vuole usare l'allegoria, si vorrebbe essere più diretti. Si intitola Alle 4 in ottobre. Vorrei poter dire con parole fronde, ancora un'ora alla morte del giorno, il cielo si tingerà del suo sangue. L'oro degli alberi adorna il collo dei monti, si posa la luce, bacia quel collo, con le labbra copre d'oro le foglie. Poi, esagerando, una lama accarezza la superficie del lago, e bacio la luce che scende tra le gole dei monti, la luce che imprime l'ultimo bacio sul giorno. Di tanta, tanta fera già ne ho ben d'onde, vorrei dire solo di un tramonto, ma senza lenocinio, senza infringimento. Adesso Antonella. Generalmente chi tace non perde mai la parola, cioè non si può togliere la parola a chi sta zitto, no? Ma quando si parla di mistero, fino a che punto il mistero non viene svelato dalle tue parole, secondo te? O comunque serve per scavare ulteriormente? Sì, io penso, quello che ho detto prima. C'è il mistero della vita che ci accomuna, il mistero che siamo noi stessi per noi stessi, quindi è una continua ricerca poi, perché poi alla fine nessuno sa mai esattamente cosa è e chi è l'altro. Quindi è proprio un cercarsi all'interno, è proprio io, questo io che sostiene, che è una voce, che dà coraggio, passione di esporsi. Nelle mie poesie io sono io, ecco. non ho maschere, anzi trovo molto coraggio quando parlo a voi, ad esempio. Non ho paura, ecco. In questo momento sono Antonella Monti, io senza paure, senza maschere come nelle mie poesie. Tutto qua. Bene, se qualcuno vuole aggiungere un'altra domanda. Se no faremo un gran finale, ognuno legge una poesia, sì. Pensavo leggerne una anch'io, tanto per essere incombente, e poi tutti gli altri, no? Grazie. Qua sono. Questo è un mistero, no? Tanto giustamente di Donato diceva i poeti qui, i poeti là, essendo anch'io, non resisto a non leggerne una. Avevo dedicato 25 poesie ai poeti morti chiamandovi ghost poems, e vorrei ricordarne uno, adesso non so chi, vediamo un po'. Ricorderò. C'è l'unica su 25 c'è una donna sola, per cui mi sento colpevole, ancorché non l'ho fatto per pregiudizio, almeno inconsciamente,
E allora leggerò da questa, perché sono tutti morti questi poeti, no? Quindi sono fantasmi, ghost poems, si chiama Trasparenze. Naufragando a occhi aperti, entrai nel cristallo della morte, e attraverso trasparenze e rifrangenze fisso il grande albero nella cui corteccia il mio nome, Amelia Rosselli, è intagliato. Nello scompiglio senza ombre, la falsa Lumière, insieme alla Reine, vi mando questo messaggio, inferno e di natura divina, attenti a rimortis. Grazie. Adesso ripetiamo in modo una poesia per uno, se siete d'accordo, avete la forza di leggere, e continuiamo a rovescio. E quindi prima Antonella, facciamo un palindromo umano, no? In grandi delle parti, in modo che non avere problemi. Sarà per i vitali, perché ormai purtroppo è così. Allora, questa poesia parla del cielo, della notte, una notte che a me piace, una notte, molte volte scrivo della notte, del cielo. In questo caso la notte diventa un essere umano, quindi l'umano e il soprannaturale si accomunano. Ho aperto le cerniere del cielo, scoprendo la pelle della notte. Quante volte vorrei spogliarti, quante volte lentamente baciarti, percorrere ad uno i dentelli, per sfiorare poi l'universo e lì fermarmi sino all'alba, per richiudermi su di te ancora una volta. Grazie. E adesso Giovanni, sì. C'è Giovanni Gino che ha i baffi come da lì. Una breve, stavolta una d'amore, perché è sempre morte. Amore e morte. Sì. Perché poi l'esperienza dell'amore definisce quella che è la nostra dimensione del tempo e dello spazio, come diceva Mario. Chivasso, un pomeriggio di pioggia, il bar vicino alla stazione, quell'istinto basico essenziale. Mangiare come lotri e amore, senza religione. Un fischio, sussultano i corpi sulle lancette, immobile il tempo. Un modo per bloccare il tempo è l'eros che è divino, no? In un certo senso metaforico. E adesso Donato. Vi voglio leggere da questo libro che si intitola Rompete le righe ed è dedicato ad artiste donne, che è per metà un libro di critica d'arte e l'altra metà tutte poesie dedicate ad artiste donne. L'incipit del libro è dedicato a una grande artista internazionale di cui tra pochi giorni ci sarà qui a Milano una grande mostra al MUDEC, Frida Kahlo. La poesia si intitola La colonna spezzata, riferimento al suo famoso quadro. Spezzata, ma non vinta, come una nuvola di pietra, nel cuore dell'arte volavi, tra passato, presente e futuro. Eretta, sulla spina dorsale, come una colonna ionica, che resiste e unisce nell'arte
il vecchio e il nuovo mondo, strappata in due da un tram e ricucita dall'amore del mondo, mentre sveli un corsetto di bende d'acciaio velate come una venere maia che conosce i segreti dell'universo e il dolore del rito sacrificale, ferita nel corpo e nell'anima, ma forte e solida quercia dell'amore, cresciuta nella casa azzurra, nel cielo della speranza, graffiata dalle ferite d'America, da un amore diviso in due e dal dolore di un figlio mai nato, devastata dal sangue dell'abbandono, dal respiro di due cuori dissanguati, dal rosso respiro di sposa lasciata sola. Incantata, dea della solitudine, dal seno strappato in due, che scolpivi nell'anima bianche lacrime di creazione, e avanzavi nel deserto, verso orizzonti di luce, innamorata, sposa nel vento, che avvolge la vita e la morte, tra visioni e illuminazioni. Cercherò per te, nel respiro di un verso, l'amoroso abbraccio dell'universo. A questo punto speriamo concludiamo sempre con Paolo Bonfiglio, che i primi gli ultimi diventeranno primi, sempre come ultimo. Oggi sono giusto evangelico nonostante la mia colpevolezza. Allora, il titolo è Le care età. Oggi giugno, senza schiamazzi, ho quell'attesa di un'estate intera. Corriere alla campagna, ha superato l'otorpedone, e arnesi come i fazzoletti colorati, ora sventoli pacchiani, sulla strada, ora impolverata. Fregi sudati al collo o serene soffiate non curanti. Bozzetto in fondo al viale, lucido sigillo che si allontana e poca scia. Roba così, cristallo, fra la modernità, che fa il linguaggio opaco e spreca. Trattavasi di adolescenza, quindi, le rive felici in superficie, radice svolta in un colore curvo, pena storta e carezzata, già assestata in un'altra attesa, di travasi a mille replicati, intinti nelle interrotte gocce. Ma oggi il luogo è meno altrove, dismessa la tensione, scesa, sfumatasi nell'adagiarsi quieto e perdere e accettato. Qui fiume, roccia, un'acqua, canna, vento, ovvio di tuffo e risa e di qualcuno di quei schiamazzi per chi solerte appena. Qui solo goccia aggiunta al tempo, un guento al batticuore. E ogni giugno resti quell'attesa di una estate intera. Così l'hanno intanto inaugurato, speriamo che non sia un saison unfair, ma un saison un paradis, riconquistando almeno a livello poetico il giardino dell'Eden mentale, no? Là dove gli occhi incendiati dall'estate, l'uomo e la donna si incontrino.